Signori, alcuna matata dal vostro Ciccio Gamer 89. Oggi una giornata spettacolare. Subito un bel pollicione in su. Da un po' di tempo me lo state chiedendo, ma perché non riporti Pokémon Go? Vi dico, ho aspettato questa bella giornata per potervelo riportare, quindi subito un bel pollicione in su. Dove stiamo? Stiamo allo Stardust Village, che andrebbe un pochino ricolorato, dico la verità. E tra poco io vi porterò in un luogo dove tanti anni fa mi ritrovavo con un botto di fan. Io mettevo le tessere per aumentare i Pokémon. Vabbè, allora, sicuramente state vedendo lo schermo. Questo è dove siamo noi. Guardate la roba che ci sta. Per esempio questo Pokémon io non l'ho mai preso. Segnale GPS non trovato. Ok, questo è Bruxish di livello un botto alto. Tra l'altro, buono. Vediamo se... Ok, perfetto, il tiro l'abbiamo fatto. Oh, preso ragazzi, a me va bene. Nel mentre c'è Big Love che ci sta riprendendo, grazie mille tesoro mio. Oltre che non mi ha assolutamente calcolato i passi quando stavo a Disneyland Paris, lì mortacci sui. Tra l'altro vedete, questi sono i Pokestop. Ci andiamo a prendere così. E andiamo a prendere così. Perfetto. A Disneyland Paris, a quanto mi sembra, non mi ha preso un po' di roba. Mi sa che questo è un Pokémon che mi manca. Oswoot. Possibile che mi manca Oswoot? Possibile sì. Guarda che bel tiro. Raga, io non so se Pokémon Go può tornare a essere di moda, dato che comunque stanno tornando le belle giornate, perché effettivamente è un bellissimo, bellissimo gioco. E infatti mi mancava. Io dei Pokémon Go mi ricorderò sempre, tutte le volte che sono venuto qua o che ho fatto i video con mio fratello, raga, era una roba incredibile. E vi ricordate quel periodo dove la gente era convinta che io usavo i bot su Pokémon Go? Porca miseria, raga, ci avete sempre avuto una. Ma come, riprova più tardi, dai, su. Perché non funziona? Ok, purtroppo sta tirando vento, attenzione a bambini. Due, sto avendo problemi con il GPS del dispositivo, che già sapevo che dovevo ricomprare, ma certo, 1400 euro di coso nuovo, insomma. Una cosa che io non avevo mai visto è sta roba qua. Che cos'è questo Pokestop del Team Rocket? Ok, non so se mi funzionerà mai. Ecco, vedi, e mi fa sempre geniale di piedi, non trovato. Comunque sì, prima c'era un Pokestop del Team Rocket che non capisco. Intanto io mi prendo tutta sta robetta qua e chi se ne frega. È pieno di coughing. Mi sa che questo qua, che sembra un pezzetto di cacca con... Davvero, te lo giuro. Madonna, dove va? Ok. E non so che sono quei Pokestop del Team Rocket, vi dico la verità. 144, ci ha avuto anche il coraggio di liberarsi. Madonna, raga, io mi ricordo, mo vi faccio vedere, mi metto qua. Praticamente noi, quando c'era l'effetto Pokémon Go, stavamo seduti qua, ma tipo saremmo stati 200-300 ragazzi e ragazze. Una volta giù al laghetto, dove vi porterò tra poco, sponò, mi sembra un Gyarados. Raga, c'è stata una... Ma io non l'ho preso perché sono stato sfigato. Però c'è gente che l'ha preso e sono dei ricordi bellissimi. A me sto gioco mi è sempre piaciuto tanto e ci ho camminato davvero tanto. Allora, posso sapere che cos'è questo robot del Team Rocket? Che cos'è? Io li faccio girare i dischi, ma non so. Ho sentito che alcuni tipi sospetti si aggirano nei pressi del Pokestop. Secondo me dovresti dare un'occhiata, ma attenzione, dovresti dover affrontare una sfida. Il capo ha ordinato di distruggervi e gli ordini sono ordini. Tizio. Ok, questa è la mia squadra, che c'ho tutto bagnato, ragazzi. Non so se che ho un evoluzione di Eevee, non mi ricordo come si chiama, quello d'acqua, Vaporeon, che l'ho chiamato tutto bagnato. Oh, però è super efficace, c'ha un Pokémon elettrico contro il mio Gyarados, che lo sto mozzicando. Però l'abbiamo battuto, siamo troppo forti. Vedi, comunque, capirai. Che è successo? Ho cambiato, ho messo tutto bagnato. Allora, c'ho Venusaur contro il mio tutto bagnato, amore. Cioè, praticamente lui è super efficace su qualsiasi cosa. Infatti, penso che andrò a perdere. Attacco in arrivo. Ok, mi devo... Sì, uso lo scudo. Lascia perdere. Fango bomba mi avrebbe praticamente disintegrato. Proviamo a usare un idropompa. Ok. Ok, molto... No, mi ha bloccato lui pure, amore. Ma è diventato fortissimo. Mi ha battuto. Mettiamo... Executor. Ah, però è super efficace.
Lo sto distruggendo, amore. Come attacco in arrivo? No, mi ricuro, mi riuso un'altra volta. Ragazzi, questo è un combattimento incredibile. Perfetto, questo l'abbiamo battuto. Io già mi immagino qualcosa che non ha funzionato. Attenzione, passa uno campo. Terrainatar non è molto efficace, però... Ma perché sbaglio a cliccare e cambi Pokémon? Ma sono pazzo! E mi ha battuto. Molto too much, è molto, molto difficile. Speriamo che il suo raggio sia giga... Raga, e penso di aver perso. Ci credete? Ho perso. Faccio l'otto ancora. Allora, io gli butto addosso. Ciccio Gamer 89 che è Snorlax, amore. Sì, bellissimo. E poi in realtà c'ho anche Flareon, quindi abbiamo cambiato completamente squadra. E lui c'ha Magnemite. Quindi effettivamente potrei cambiare e mettere lo Snorlax, che dice non è molto efficace, ma ti garantisco che lo sta spezzando. A few moments later. Non è molto efficace, sono morto. Penso che abbiamo perso di nuovo. Sì, notevolmente. Mi sta disintegrando, ragazzi, e qui mi sarebbe stato utilissimo lo Snorlax, quindi mi sa che lo devo rifare di nuovo. Ragazzi, mi tocca rifarlo di nuovo, vi giuro, ragazzi, c'è qualcosa che non va. Raga, mi sa che ho riperso, c'è questo Tiranitar che è troppo forte. No, io non ce posso credere, raga. Sì, ma questo veramente per pochissimo, eh. Cambio. C'ho anche Arcanine, che non mi sembra male. Facciamo due Pokémon di fuoco. Usiamo questa. E raga, è tanto pure che non c'è gioco, quindi è probabile pure che veramente sto sottolivellato, eh. Perso di nuovo, niente. Ma quella è lotta fantastica. Raga, vi giuro, l'ultima volta. Ok, super efficace. Ci togliamo il super efficace di mezzo. E ora l'abbiamo fatta, carichiamo a manetta. Facciamo così. Che quest'altro, boh, mi sembrano che mi hanno un po' più distrutto rispetto a prima. Ma vabbè. Bloccato. Facciamo un lanciafiamme, che lo blocchiamo di nuovo. Ma non va come dovrebbe andare, ca. Ok. E grazie al cavolo che Jolt non è... Attacco in arrivo, vado a curarmi. Distrutto. Mo vediamo Jolteon contro Tiranitar, se è super efficace. Io lo spero, ma... Oddio, un po' di nannino glielo stiamo facendo, eh. Oddio, te prego. Manca così poco. Fulmine, fulmine, fulmine. Raga, forse ce l'ho fatta. Incredibile. Vai, una bella fulminata gigante. Eccellente. Sì. Madonna, ho sudato. Ho sudato. 1500 polveri di stelle. Un uovo, tipo due pozioni massime che ne ho tipo utilizzate 750.000. Salva Pokémon. Che Pokémon devo salvare? Anche perché qua c'ho tutto buggato. Madonna, me si è buggato, raga. Ah, abbiamo due uova pronte a schiuderci. Io non me ne privo. Andiamo. Non, queste dovrebbero essere uova, raga, un botto di tempo fa. Poi mi dite che cosa succedeva. Ok, un Meo Shiny dovrebbe essere uscito. Due Meo Shiny, bellissimo, sono proprio molto emozionato, grazie. Allora, non so se questo ce l'ho, tanto non me ne privo. Questa zona comunque è magnifica, ragazzi, se volete farvi qualche passeggiata io ve la consiglio perché è molto molto bella. E intanto ci siamo presi questo Pokémon, ma comunque questa zona veramente è incredibile. Tre uova pronte a schiudersi, che dovrebbero essere uova un po'... Oh, carino! E caruccetto, non ce l'avevamo? Bene, ottimo. Ottimo. Un altro. Mamma mia, una balena. A Veronica non piace questo elemento. E un bel Magikarpino. Guardate quante le tartarughe. Madonna, quante tartarughe. Ma fai vedere. Ma sì, sono vere sì. Guarda quante. Sono vere sì. Guarda quante tartarughe, mo. Hai visto? Allora, io voglio riprovare insieme a voi a... riattaccare uno di quelli. Ah, raga, ma questa era una recluta. Ma questo me lo sto disintegrando. Fatto, distrutto, amore mio. Disintegrato. Voglio capire che cosa mi dà dopo. Però non è giusto che quello là fortissimo non l'ho potuto fare. Questa cosa un po' mi triggera. E non poco. Riepilogo. Ok, 4. Salva Pokémon. Ah, e vedi, e praticamente mi faceva salvare un Pokémon cattivo, tra virgolette. Che il Team Rocket aveva reso... cattivo. Molto bene, lo sto salvando col cavolo, amore mio. Ok, speriamo che con una Pokéball riesco. Non ci credo proprio. E infatti. Ok, e questo Pokémon non siamo riusciti a salvarlo. Peccato perché volevo vederlo laggiù. Sarei stato molto, molto curioso. Va bene, raga, che dire. Io spero che il video vi sia piaciuto.
Fatemi sapere se ne volete altri, come lasciando semplicemente un bel pollicione in su. Vi voglio bene, al prossimo appuntamento. Raga, è stato difficilissimo e poi vedete, c'ho problemi col GPS, ma risolverò, non vi preoccupate. Ciao ciao.